Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo, Gesù, andando verso Gerusalemme, giunse ai confini fra la Samaria e la Galilea. Al suo ingresso nel villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, che si fermarono a distanza e, alzando la voce, gli dissero: «Gesù, Maestro, abbi pietà di noi». Quando li ebbe visti, disse loro: «Andate e mostratevi ai sacerdoti». E avvenne che, mentre andavano, furono mandati dalla lebbra. Uno di essi, vistosi guarito, tornò indietro glorificando a gran voce Dio e si gettò con la faccia a terra ai piedi di Gesù, rendendogli grazie, ed era un samaritano. Allora Gesù, prendendo la parola, disse: «Non sono 10 i mandati dalla lebbra? Gli altri 9 dove sono? Non si è trovato chi tornasse a rendere gloria a Dio, se non questo straniero?» E aggiunse: «Alzati, va, la tua fede ti ha salvato». Nel nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo, così sia, sia dato Gesù Cristo. Cari fratelli, cari suoi, cari fedeli, alzati, va, poiché la tua fede ti ha salvato. Così vediamo l'onnipotenza divina al servizio della compassione di Gesù. Eppure, in questo Vangelo, uno solo è salvato su 10. Perché? Il primo punto, vediamo che è l'umiltà che fa gridare aiuto. Se guardiamo ai canti della messa di oggi, che ci mostrano lo spirito che ci vuole trasmettere la Chiesa, come interpreta le Sacre Scritture, nell'introito abbiamo cantato chiedendo aiuto al Signore: «Respice Domini, volgi, o Signore, lo sguardo alla tua alleanza e non abbandonare per sempre le anime dei tuoi poveri. Alzati, o Signore, difendi la tua causa e non dimenticare la voce di coloro che ti cercano». Queste parole del Salmo 73 sono rivolte per primo al popolo di Dio nell'Antico Testamento, ma è ancora la voce della Chiesa. E il canto mette in rilievo le parole. Cosa guarda il Signore? La fede dei membri della Chiesa. E questa fede è una fede viva. Non dimenticare la voce di coloro che ti cercano. È una fede che cerca Dio. E Dio si fa trovare da chi lo cerca. Lo vediamo, l'umiltà dell'anima che sa che ha bisogno di Dio. E allo stesso momento quest'anima ha la fede nella potenza assoluta del suo Salvatore, che la può guarire, che la può salvare, che è la bontà assoluta e che vuole guarirla. Non è un semplice umanitarismo, ma è una ricerca di Dio. E vedete, San Benedetto, quando nella sua regola considera come ammettere chi vuole entrare in convento, al capitolo 58 dice: una delle condizioni si revera deum querit, se il novizio cerca davvero Dio allora lo si può ammettere, se non lo cerca davvero non lo si ammette. Il secondo punto, e vediamo che questa fede sa ringraziare, perché è umile. Dopo l'epistola dove l'Apostolo, scrivendo ai Galati, dice: «La Scrittura ha racchiusa ogni cosa sotto il dominio del peccato, affinché apparisse che il bene promesso sarebbe stato dato ai credenti, in virtù della fede in Cristo Gesù». Quindi è
in virtù di questa fede che siamo salvati, non della legge, come diceva, che mostra il peccato. Allora la Chiesa ci fa cantare nell'Alleluia: «O Signore, Tu fossi il nostro rifugio di generazione in generazione». Quindi la Chiesa si ricorda tutti i benefici del Signore e già inizia a lodarlo. Ricordatevi le quattro fini del sacrificio della Santa Messa e l'adorazione, quindi riconoscere che Dio è il creatore, che noi siamo povere creature, la propiziazione che è introdotta dopo il peccato, quindi rendersi Dio propizio a causa dei nostri peccati, e poi il ringraziamento, sacrificio eucaristico, e la richiesta di grazie. Ebbene, spesso dimentichiamo questo terzo punto. Conosciamo nel bisogno, magari preghiamo di più, chiediamo aiuto, ma poi dimentichiamo di ringraziare. Allora che spesso nei salmi vediamo il salmista che inizia gridando aiuto a Dio, lamentandosi della condizione deplorevole del popolo, ma poi finisce quasi sempre in ringraziamento, in lode dette a Dio. E dopo il Vangelo proseguiremo nel canto dell'offertorio. In te confido, o Signore, e dico: tu sei il mio Dio, nelle tue mani sono i miei giorni. E l'offertorio di questa messa è ripreso anche alla messa di matrimonio. Alla messa di matrimonio, dove gli sposi si sono uniti con questa promessa reciproca, ebbene la Chiesa fa cantare loro questo: tu sei il mio Dio, nelle tue mani sono i miei giorni. Rimettono il futuro del loro focolare nelle mani di Dio, perché solamente Lui lo può conservare, lo può edificare. Ebbene, per noi è lo stesso, vedete? La Chiesa si fa cantare questo perché solamente Dio può dirigere il nostro futuro, può preservarci, e noi ci affidiamo in questa fede piena di fiducia in Dio, di fede nella sua onnipotenza e di fiducia nella sua bontà. E di fatto nella comunione, dopo aver ricevuto Dio stesso, canteremo: ci hai mandato, o Signore del cielo, un pane che contiene ogni delizia e ogni più suave sapore. Nella scrittura si riporta prima alla manna che scendeva proprio dal cielo ogni giorno per 40 anni nel deserto. Ma era solamente una figura dell'Eucaristia. È il vero pane disceso dal cielo, dell'incarnazione, nelle parole del sacerdote alla Santa Messa, che riproducono questo mistero, e viene con ogni delizia per far aumentare ciò che abbiamo chiesto nell'orazione del giorno. Cosa ci ha fatto chiedere la Chiesa? Un aumento di fede, speranza e carità. E guardate quale spirito ci dà. Ci dice: Signore, per farci ottenere ciò che tu meriti, ciò che ci prometti, facci amare ciò che tu comandi. Quindi è il Signore che fa tutto, è il Signore che promette, ma è il Signore che ci fa amare anche ciò che comanda, quindi che ci spinge a agire in bene. È Lui stesso che ci ricompenserà, è Lui stesso che sarà la nostra ricompensa. Allora, cari fedeli, proseguiamo nello spirito di questa Santa Messa, che la Madonna Assunta, che regna in cielo con Gesù Cristo, che ha fatto regnare Gesù Cristo totalmente nella sua anima, ci dia anche noi, nutrito della fede, speranza e carità, di fare regnare solamente Dio nella nostra anima, di appoggiarsi su un'umiltà profonda,
su una fede assoluta nell'onnipotenza divina, nella sua bontà, e di saper ringraziare di tutti i doni che abbiamo ricevuto. Così non solamente faremo regnare Gesù Cristo in noi, ma potremo regnare con Lui per l'eternità. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così sia odato Gesù Cristo.